Allora Marco, sul gruppo di sostegno del chiosco, del famoso chiosco qui delle Granatine di Campo Marconi, più di qualcuno ci ha chiesto come siamo messi, com'è la situazione. Cosa ci dici, cosa ci racconti? Beh, io prima dell'estate ho dato la disponibilità all'amministrazione di poter mediare, diciamo, poter accettare anche lo spostamento purché in zona congrua perché la mia attività non venga penalizzata. L'amministrazione dal canto suo si è impegnata a trovare una soluzione per la nuova struttura che mi permette di lavorare come la mia licenza mi autorizza, cioè tutto l'anno, però allo stato attuale non hanno ancora deciso niente, non hanno fatto nessun passo. Hanno solamente in maniera informale richiesto che io mi sposti da dove sono adesso, dalla piazza, per andare poi non so in quale altro sito, senza essere neanche autorizzato. Che io non è che posso prendere la struttura e spostarla a mio piacimento, ci vuole un'autorizzazione comunale, servono poi avere tanti requisiti come quelli di allacciamento alla rete idrico-fognaria per poter avere l'acqua e lo scarico, cosa che attualmente non c'è in nessun altro sito. E quindi io sto aspettando che l'amministrazione si muova, faccia qualche passo. Quindi siamo in alto mare praticamente? Siamo praticamente in alto mare, in uno stato di immobilismo totale, dopo che sono stato penalizzato la stagione, sono stato penalizzato per il nuovo chiosco, adesso sono ancora in stand by che non si sa che fine farà la mia attività. Ma il vice sindaco, il sindaco cosa ti hanno detto? Non hanno preso nessuna posizione, nessun provvedimento e neanche mi sembra che si stiano accingendo a farlo. Bisogna che facciamo qualche azione allora? Io penso che tra non molto dovrò cercare di muovere un po' le coscienze di questa gente. Va bene. Grazie Marco. Ciao, grazie.